Nella frazione Leccio del comune di Reggello, in Toscana, si erge su una collina il castello di San Mezzano, circondato da una macchia di vegetazione di 187 ettari, di cui 65 costituiscono il parco storico. È una costruzione eclettica con prevalenza di stile orientalista, effetto, per volere della famiglia Ximenez d'Aragona, della ristrutturazione ottocentesca di una fattoria edificata nel 1605. La storia del luogo in cui sorge viene fatta risalire all'epoca romana. Registrato il passaggio di Carlo Magno nel 780 d.C., tra l'undicesimo e il diciassettesimo secolo appartenne a diverse importanti famiglie, dai Gualtierotti nel 1488 agli Altoviti, in seguito ai Medici. Per volere del duca Cosimo I passò a Giovanni Jacopo de' Medici, marchese di Marignano, che vi andava a caccia. Ferdinando de' Medici, infine, nel 1605, la vendette a Sebastiano Ximenez. Il bene restò alla famiglia Ximenez d'Aragona fino all'ultimo erede maschio, Ferdinando, morto nel 1816. Intorno al 1818, i beni, il nome, lo stemma e i titoli della famiglia Ximenez d'Aragona, nonché la vasta tenuta di San Mezzano, passarono al primogenito di Vittoria, sorella di Ferdinando e moglie di Niccolò Panciatichi, anch'egli battezzato Ferdinando. Il marchese Ferdinando Panciatichi Ximenez d'Aragona, dunque, deputato del Regno d'Italia, dotato della presunzione giustificata dalla sua nobile discendenza, di un ego smisurato e di opinioni non negoziabili, fra il 1853 e il 1889 riprogettò, finanziò e fece realizzare il parco e il castello di San Mezzano. Composto da 365 stanze, ognuna decorata in modo unico, una per ogni giorno dell'anno, nel castello sono richiamati elementi dell'arte moresca, ripresi da celebri monumenti come l'Alhambra di Granada. Questo posto lo ha pensato, progettato, finanziato e realizzato colui che era proprietario. In 40 anni di vita questo ricco e colto signore si è messo lì e ha trasformato un edificio di tipo toscano tradizionale in quello che vediamo, un viaggio in Oriente, sì. Che però essendo realizzato in 40 anni rappresenta anche le sue idee, le sue valutazioni sull'epoca e quindi anche uno sguardo sul tempo in cui viveva Ferdinando Panciatichi, sì. E come si sentiva lui. Quindi è l'edificio in sé che rappresenta la vita di Ferdinando Panciatichi. Il castello di San Mezzano è un'opera totale di suggestioni acustiche, l'acqua, visive, la luce, e di stimoli intellettuali, citazioni, anche testuali. Un tempio massonico, carico di simboli di questa confraternita occulta, benché il marchese, uomo di grandi contraddizioni, non ne facesse parte, che rivaleggia con la partenopea cappella del principe di San Severo, anche se le due opere sono per loro natura artisticamente agli opposti. Raccolta e concentrata l'una, vasto e ridondante l'altro. Per dire, il castello possiede anche una cappella, benché il Panciatichi fosse un dichiarato anticlericale. È la più importante espressione di architettura orientalista in Italia. Tutti i materiali furono realizzati in loco da artigiani e maestranze locali. Thank you.
proprio il centro della vita sociale del castello erano la sala dell'accoglienza, la sala dei pavoni, la sala da ballo, la sala del giuramento. Qui il proprietario usava accogliere gli ospiti. Qui si ammirano gli esempi più significativi di stile moresco, gli stucchi e le maioliche. Ferdinando Panciatichi Ximenez d'Aragona qui visse e ricevette i suoi ospiti per oltre 40 anni. Nel corso del 1878 ospitò anche il re d'Italia Umberto I. La sua scomparsa risale al 1897 ed è sepolto nel piccolo cimitero di Sociana insieme ad alcuni antenati e dove fu poi posta la stessa figlia. Saccheggiato durante la Seconda Guerra Mondiale, venne in seguito trasformato in hotel di lusso e fu set di numerose produzioni cinematografiche. La storia recente è costellata di peripezie e tribolazioni finanziarie, di errori, orrori e di operazioni non totalmente limpide. Ma ora il castello si trova saldamente nelle mani della Sammezzano Castle SRL e del comitato Sammezzano FPXA, che ha promosso per la seconda volta il riconoscimento dell'edificio come luogo del cuore FAI e la sua candidatura per il 7 Most Endangered Program di Europa Nostra. Ed è grazie al Fondo per l'Ambiente Italiano e alle sue giornate di primavera che nel maggio 2021, nonostante le difficoltà organizzative dovute alla pandemia ancora in corso, guidati dai competenti volontari del FAI di Firenze e della Toscana, 900 fortunati hanno potuto tornare in visita al castello, chiusa dal 2016 a causa delle note vicende finanziarie e legali. La difficoltà è stata nell'arrivare a avere il permesso dell'evento, però questo castello di Sammezzano ha vinto ben due volte l'Ovio del Cuore. Nel 2016 è arrivato prima e nel 2020 è arrivato secondo. Durante la conferenza stampa nazionale, non era ancora finita la conferenza stessa, dopo mezz'ora eravamo già sold out. Tra i più vasti della Toscana, il parco venne fatto piantumare da Ferdinando con grande quantità di specie arboree esotiche, come sequoie e altre resinose americane, mentre l'arredamento architettonico fu realizzato con elementi in stile moresco, quali un ponte, una grotta artificiale con statua di Venere, vasche, fontane e altre creazioni decorative in cotto. Vi sono presenti oggi esemplari di araucaria, tuia, tasso, cipresso, pino, abete, palma, iucca, querce, aceri, cedro dell'Atlante, cedro del Libano, begolaro, frassino, ginepro, acacia, tiglio e numerose piante di interesse floriculturale. Nel parco si trova il più numeroso gruppo di sequoie giganti in Italia, con ben 57 esemplari adulti oltre i 35 metri. Tra queste, la cosiddetta sequoia gemella, alta più di 50 metri e con una circonferenza di 8,4 metri.